Cucine Scarpa, sui giornali di oggi si leggono notizie molto preoccupanti per quanto riguarda l'SST. Si parla che il consiglio di amministrazione non approva il bilancio, buchi che non ci si aspettava. E la situazione è così grave o è un colpo da dura opposizione? No, non è un colpo da dura opposizione, come già ti avevo annunciato alcuni giorni fa in un'altra intervista, la situazione di SST, secondo il mio modesto parere, è molto grave. Non è una posizione politica, ma è una posizione reale nei conti, nel metodo e anche nel merito. Oggi SST si trova con un buco di bilancio di oltre 280.000 euro, al quale, secondo il mio punto di vista, bisogna aggiungere un altro 327.000 euro di crediti non esigibili da parte dell'amministrazione comunale. Perché? Perché tutto sommato nel corso della precedente amministrazione guidata dal consiglio di amministrazione nominato da Romano. Gianni Bocca, Presidente del Consiglio, esatto. Bruno Crocco e esatto. Sono stati fatti degli investimenti, a parer mio, fallimentari, come l'avvio del wifi nelle frazioni. Questo ha comportato un costo notevole ed un riscontro in termini di abbonamenti quasi nullo. Infatti nelle frazioni sono stati fatti non più di 70-74 abbonamenti, e questo comporta ovviamente un minor introito rispetto alle previsioni. Poi un'altra questione è quella legata alla gestione del calore e della illuminazione pubblica, che SST ha pagato per servizi di gran lunga superiori rispetto agli stanziamenti dell'amministrazione comunale, e questo comporta un ulteriore buco di 327.000 euro. Per non parlare poi di una questione, secondo il mio punto di vista, molto grave, che non compare in bilancio, ma è stata annunciata dal direttore Venerucci come un qualcosa che potrà portare a una causa fra un noto tecnico di Chioggia e ovviamente SST, e parlo delle servitù militari. Le servitù militari erano un contributo che la Marina Militare dava al comune e che per un certo numero di anni aveva interrotto questo finanziamento. E a un certo punto SST dà un incarico a un professionista locale promettendogli, ovviamente nel disciplinare di incarico, il 30% di quello che riuscirà a portare a casa. Ovviamente non si capisce il motivo per cui SST si arroghi a questo diritto, essendo l'importo completamente a carico dell'amministrazione comunale, cioè chi doveva incassare era l'amministrazione comunale, e non si riesce a comprendere per quale motivo SST affidi l'incarico a un noto professionista locale. E anche questo, se nel caso in cui il professionista dovesse vincere la causa nei confronti di SST, potrebbe comportare un buco addirittura di oltre 600.000 euro. Ecco, noi siamo veramente preoccupati di questa situazione, preoccupati, e tant'è vero che abbiamo scritto una lettera al sindaco di convocare immediatamente un consiglio comunale per portare a conoscenza tutto il Parlamento, il parlamentino locale, della situazione di SST. Abbiamo anche suggerito in questa fase, visto che la situazione è molto grave e si prospetta anche per gli anni successivi con una certa gravità, di sospendere anche la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, che ormai tutti sanno sarà un consiglio di amministrazione dettato da una spartizione politica, e valutare se sia il caso di nominare magari un amministratore delegato unico con una certa professionalità e capacità che riesca a portare fuori da queste secche finanziarie la società. Voglio concludere dicendo che questa è una società di servizi a totale partecipazione dell'amministrazione comunale, e quindi è una società dei nostri cittadini. Nel momento in cui questa società dovesse avere delle difficoltà di carattere economico o finanziario, è ovvio che chi pagherà la partita saranno ovviamente i chioggiotti. Grazie consigliere. Grazie a lei.